Ciao amico. E ovviamente ciao amica. Allora, mi sono spostato dal posto che stavamo da 3 giorni, che mi ero un po' stancato, sono sincero. Guarda che bell'acqua qua, amico. Guarda che bello. Sto pontile, perché sono arrivato ieri sera qua, però c'è stava una transenna, forse non lo so, la chiuderanno verso le 8, la chiuderanno, non lo so perché era chiusa. Comunque era da ieri che volevo venire su sto pontile. Guarda che bello, madonna. Poi ti porto a far vedere sto centro storico, perché è bellissimo, è proprio carino, guarda, carino carino carino. Tanto che stanno i signori che mi guardano come sempre. Io spero solamente che dove ho parcheggiato non mi fanno la multa. Allora, sono sincero, è una zona, come si dice, è un'area ZTL, però ho chiesto informazioni e le telecamere erano spente, e praticamente sono accese solamente il fine settimana, il sabato e la domenica. Mi hanno detto che ci potevo stare, però insomma, oh, tra il dire e il fare ci sta sempre di mezzo il... Fontanella? Eccolo lento, amico. Vedi, indo parcheggiato lento? Da paura. Strisce bianche, quindi manco se pagano. Guarda che carino sto posto. Guarda. Guarda. Pieno di piante, guarda che carino. Eh? Siamo sotto, amico, sotto. Che taglio. Oh, stanotte ho dormito veramente bene. Allora, ieri notte mi sono dovuto mettere il piumino, perché forse perché era brutto tempo, c'è stava un sacco di vento, freddo. Invece stanotte ho dormito veramente bene, guarda. Benissimo ho dormito. Vedi la spaggetta qua? Mi sa che sto posto è vietato fasse il bagno. Aria sorvegliata. Attenzione, bagnazione vietata. Chissà perché, boh. Forse perché c'è sta troppa corrente, non lo so perché hanno messo il divieto di bagnazione. Cioè dall'altra parte si può far bagno. O forse devi andare là, forse qua è vietato perché ci stanno gli scogli, non l'ho capito. Va a capire, amico, va a capire. Oh, prima che mi dimentico, abbiamo superato i 200 iscritti, dai, è da paura, continuiamo così. E ovviamente io ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno seguito fin dall'inizio, ma soprattutto ringrazio quelli nuovi. Spero, insomma, io lo dico sempre, spero di tenervi compagnia 10 minuti di video e basta. Grazie di iscrizioni, raga. Grazie. Passeggiando in bicicletta.
sulla strada, pedalare senza fretta. Allora, sono stato al paese e il paese tutti chiusi. Cioè non è perché c'hanno il giorno di riposo, sono proprio tutti chiusi. Hanno chiuso tutti i ristoranti che stanno al paese. Quindi stavo andata qua a parte laggiù. Stavo andando lì e vediamo se troviamo qualcosa. Ma qualcosa di economico però, eh. Cioè non è che c'avremo tutti sti soldi. Date, stanno a vedere tutti. Salutaci, amico. Forza. Allora, intanto stiamo sempre alla ricerca di... Guarda che bello qua. Oh, comunque è cominciato settembre. È cominciato settembre, c'è pochissima gente. Cioè, pare che ferie, pare che estate già è finita. Pare che... Ah, eccolo. Proviamo ad andare qua, va. Aspetta. Tocca le galli, aspetta. Andiamo là, guarda. Oh, amico, questo è un passeggino tattico, eh. Stanno qui buoni. Così almeno potremo mangiare in santa pace. Amazon. Mi pare che ho pagato una quarantina d'euro, forse. Oh, non ci arrotate, eh. Non ci arrotate, eh. Andiamo? Buongiorno. Buongiorno. Sì, no, siamo in due, possiamo? E vivi sposi! Sto brinda con l'acqua, amico. Ah, bella fresca. State giù e non ve muovete. C'è qualche pomodoro pachino. Non c'è la passata, quindi non è troppo rosso, però è saltato con qualche pomodoro pachino. Allora, abbiamo preso un tonnarello col sugo del lago, che non ho capito che ci sta. E poi abbiamo preso un tonnarello sempre con funghi porcini. È buono. Sembrano interessanti, amico, eh. Guarda qua. Ma chi ha deciso che col porcino e il parmigiano non ci va? A me un po' mi ci piace e ci ho messo. Com'è?
Buona? Sono velocissimi qua, eh. Mo' assaggiamo e te dico. Carne tenerissima. Ottimo. Ok, amico, il pranzo è servito. Andiamo in camper.